Io direi di iniziare, è così, ti presenti da solo leggendo, guarda, qualcosa, ecco, una parte del testo, dai, sentiamo. Partiamo da lì, dall'inizio allora. Che cosa pensi? Che cosa senti? Credi nel destino o negli intenti? Cosa ti piace? Come ti piace? Prima litigare o fare pace? Cioè, nel senso, spieghiamo un po' la situazione. Intanto spieghiamo chi c'è qui. C'è Marco Carta, ma sicuramente ti avranno riconosciuto. Ci sono, ciao ragazzi. Ciao. In realtà stiamo scherzando già da due ore, ma voi non avete visto. Siamo in situazione molto relax e divertente. Rilassati, anche se devo dire un periodo molto, no, burrascoso per te, ma bello però. Burrascoso in senso, sì, positivo, un periodo molto pieno di tante cose. Oggi siamo qui a Bari, stiamo facendo gli in-store di Come il Mondo, che è il mio ultimo disco, il mio nuovo disco. E niente, siamo qui per in promozione. È bello però appunto cercare il contatto con la gente e, sì, e appunto avere, no, il rapporto diretto con i tuoi sostenitori. Sono veramente tanti, no? E crescono sempre e hanno sempre voglia di starti vicino, di toccarti la mano, di abbracciarti, baciarti. Ha questo rapporto fisico con i tuoi... Sì, è stato soprattutto bello non poterlo fare per un po' di tempo. E adesso goderlo in piena sta cosa, nel senso che ora lo cerco, lo voglio e ce l'ho. Sarebbe brutto cercarlo e non averlo. Cambiami tu, ci riesci di più, di tutte le parole della gente. Parliamo di Come il Mondo vede Marco Carta, no? Cioè come Marco Carta vede il mondo. Sì. Ecco, con gli occhi di... Io, un ragazzo che comunque sogna ancora l'amore, no? Io vedo il mondo come una persona che... è cosciente che esiste ancora, che esiste l'amore, ma vedo il mondo anche in maniera molto positiva, ovvero noi sentiamo spesso al TG o leggendo i giornali o tramite le parole della gente un mondo dipinto in maniera negativa, soprattutto dalle persone più grandi di noi, che dicevano ai miei tempi il mondo era diverso, eccetera eccetera. La storia insegna che forse sarà così anche per i nostri figli e noi faremo un po' i fighi. Però quello che vorrei dire io è che se facciamo un calcolo, se ci facciamo un pensiero di tutte le cose belle che il mondo ci dà rispetto a quelle che non ci dà, potrebbero essere miliardi di miliardi di miliardi. Viviamo una vita che anche il più povero oggi rispetto a 30 anni fa si può permettere delle cose che sicuramente il povero di 30 anni fa non poteva permettersi. È un modo positivo di vederlo, come il mondo lo vedo io così. Ah, quindi vedi sempre il bicchiere mezzo pieno? Assolutamente sì. La differenza sostanziale è che con te mi sento di nuovo bene. Detto questo, come premessa, non so più amare, mi suona male. No, non suona male, è un bluff. Non so più amare è una canzone molto ironica, perché lui è talmente innamorato ed è talmente, si sente talmente in pericolo nel dover amare questa persona che dice no, no, peccato che non so più amare, però mi piaci troppo. È un po' una contraddizione. E quindi ti sei, come dire, aperto al mondo completamente, anche quando parli di una caduta, no? Ci sono dei periodi di cadute degli artisti o comunque sì, anche nella vita dei nostri ascoltatori. Di momenti molto più tranquilli. In cui magari uno non esce col disco e la gente dice ah, ma non ti vedo più in televisione, perché poi la gente pensa che la musica e la televisione siano due cose diverse. Erano diversi anni che le persone mi dicevano ma non ti vedo più in televisione, ma cosa fai? Perché a me sono abituato a vedere spesso molti artisti, molti cantanti anche che stanno un tanto in televisione, ma non è una costante questa. Quindi alla fine anche l'Isola dei Famosi ho deciso di farla, anche perché finalmente almeno adesso non mi dicono ma non ti vedo più in televisione. Ora ne ho fatto un po', basta, perché io non amo troppo la televisione, è una cosa che mi piace sicuramente, ma non voglio abusarne, non so come dire. Amici è stata la mia prima esperienza ed è stata televisiva, e poi ho deciso di buttarmi più sulla musica, totalmente sulla musica, Sanremo eccetera eccetera, e poi dopo. Quindi adesso vedremo cosa fare con la musica, che adesso sta andando bene, quindi ho intenzione di godermi questo bel momento in pieno, visto che su iTunes il disco va benissimo, gli in store sta andando benissimo, ci sono un sacco di soddisfazioni. Ma sei anche altissimo in classifica, adesso voglio anche aggiungere questo, nelle vendite sei molto sì, infatti sei tornato tra, come dire, i primi 10, penso tu sia quarto in questo momento, quinto in Fimi.
è comunque la FIMI è settimanale, è l'agglomerato di fisico digitale, chi più ne ha più ne metta, insomma, quinto posto va benissimo. Quindi speriamo possa continuare così, perché è anche un momento mio personale di grande positività. C'è però qualcosa, c'è in alcune tracce qualcosa di, che ti mette proprio a contatto con la realtà, con la povertà, la tristezza, i bambini, una semplice notizia. Una semplice notizia. È stato poi tra l'altro un caso, perché questa canzone l'avevo già prodotta, cantata, interpretata nel disco, bam. Succede che poi parto per l'Honduras. Ovviamente non è che tu arrivi in Honduras, pa, isole famosi, no. C'è tutto un percorso, 3 ore di macchina da fare, eccetera, eccetera. Io ho visto tanta di quella povertà. Ma tanta di quella povertà che non mi sarei mai sognato di vederla così. Ed è il mio primo pensiero, è andato subito a una semplice notizia. Un motivo per cui avrei potuto interpretarla ancora meglio in live è quasi anche un pentimento, perché ho detto, cavolo, l'avrei dovuta fare dopo, forse avrei fatto ancora più enfasi, più... La cosa però che mi ha stupito di più di questo mondo è il grande sorriso che hanno, visto anche qua il bicchiere mezzo pieno, nel senso che conducono una vita non ricca, ma in qualche modo forse felice per i canoni loro. Ciao ragazzi! Come state? È bellissimo vedervi qui, eh? No, grazie, grazie di cuore. Grazie veramente per essere qui. Sei unica! Iniziamo invece ad aprire questo CD che sicuramente, come dire, ci rappresenta Marco Carta e ce lo introduce anche per quelli che non ti conoscevano prima, no? Un Marco Carta più maturo, un po' è sicuramente più consapevole. Un Marco Carta, sì, più, sicuramente più consapevole, più maturo, ma non over. No, ancora, sono ancora giovane. Però siamo ai 31, Siamo ai 31, infatti guarda, avete un po' un'espressione sicuramente che è... neanche malinconica, però sicuramente è intensa. Abbiamo scelto anche questa foto per racchiudere veramente questa intensità di tutto quello che era il disco, come il mondo. Il disco bella è... posizione naturale, eh? Uno di solito si siede così, ritirato di addominali, no? Incredibile prima. Sì. Quando hai fatto questa foto? Beh, stavo sicuramente meglio di adesso. No, ora allo sfascio bisogna andare. No, figurati. C'è tempo. Vabbè, e poi la figata è stata, anche se, anche se musicalmente non c'entra niente, dovete vedermi voi quando sono andato in Warner la prima volta, ho preso il mio CD e mi hanno detto, oh mio Dio che bello, a un certo punto c'era il sole, che strano, e praticamente io non so se voi lo vedete, ma in controluce è fatto apposta, c'è un gioco di luci e si vede la faccia con i titoli, ma che me ne frega, no, perché... a me mi ha colpito molto sta cosa. No. E poi quando tu lo prendi in mano è il tuo cioè come un figlio, è una fatica. E questa quindi... rappresenta veramente tutto un bel lavoro che ti auguriamo. E grazie. Tanta bellissima strada da fare ancora per Marco Carta. Speriamo. E Ciccio Riccio sarà sempre vicino a te. Marco Carta per noi, Ciccio Riccio. Grazie Ciccio Riccio, ciao! Sì, io sono tutto vostro.